Non solo nei centri urbani e nelle nostre case, le tecnologie smart scendono letteralmente in campo per rendere più intelligenti le attività dei contadini. L'agricoltura già oggi è uno dei settori che più ha da guadagnare dall'innovazione tecnologica, un investimento che permette nel medio periodo di ridurre fatica, costi e rischi. Lo ricordano i relatori intervenuti al Festival dell'Economia di Trento dedicato al rapporto tra lavoro e tecnologia. Esempio classico che potremmo fare è l'agricoltura di precisione, il drone che arriva sulla pianta, capisce la malattia, il parassita che deve combattere. e Interviene con una dose, stavo per dire, omeopatica, in realtà è chirurgica, di antiparassitario. I vantaggi sono numerosi: a livello ambientale, ovviamente, perché permette di ridurre l'uso di sostanze chimiche e di risorse naturali, ma anche economico e sanitario. Questo va proprio nella direzione della sostenibilità, nel senso che usi. Eh, diciamo la dose giusta, non ne sprechi, ma soprattutto questo eccesso poi di antiparassitari non, eh, non va a inquinare l'ambiente e va esattamente nella direzione di un'agricoltura sostenibile, quella che usa al meglio le risorse naturali limitate, il suolo, l'acqua, l'energia. I territori che hanno creduto per primi in questa trasformazione già possono confermare quanto previsto dagli analisti, come la Valle del Poschiavo in Svizzera, che una decina d'anni fa ha deciso di puntare ad essere la prima valle alpina 100% biologica e sta ormai per centrare l'ambizioso obiettivo. Siamo già a oltre il 90% di agricoltura bio attualmente, parliamo di un centinaio di agricoltori in totale e di questi appunto una novantina sono già certificati bio. L'idea del progetto è quella di inserire il, lo sviluppo agricolo in un discorso di sviluppo territoriale che porta la Valposchiavo a diventare una smart valley, quindi una valle dove l'agricoltura è uno degli elementi che portano a uno sviluppo territoriale sostenibile perché abbiamo fatto in modo che la popolazione partecipasse a questo discorso dell'agricoltura bio, ma che lo facesse diventare anche un elemento importante di tutti gli altri settori economici.